La notizia principale di oggi, 23 novembre 2023, è questa: La Repubblica, vaccini, Speranza indagato. Secolo d'Italia, Giordano, Speranza indagato per le bugie sui vaccini. Il Tempo, fuori dal coro, Mario Giordano, Speranza indagato per le bugie sui vaccini. Virgilio Notizie, Roberto Speranza indagato dopo denunce su presunti affari italiani. Covid, Roberto Speranza indagato per omicidio. Il fascicolo in procura a Roma. Quindi il primo a dare la notizia è stato Mario Giordano durante la trasmissione Fuori dal coro di ieri 22 novembre 2023. Ascoltiamo assieme. Dobbiamo avere la certezza che le nostre istituzioni sanitarie, quando devono decidere sulla nostra salute, decidono nel nostro interesse, non nell'interesse delle case farmaceutiche. E quindi abbiamo fatto questa grande inchiesta. E qual è la notizia che siamo in grado di darvi oggi in anteprima e in esclusiva? Uno, due, tre. Proprio in base alla nostra inchiesta, eccolo qua. Il ministro Speranza è indagato per le bugie sui vaccini, cioè la Procura di Roma, proprio sugli elementi della nostra inchiesta, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta contro l'ex ministro e contro l'ex direttore generale dell'Agenzia del Farmaco. Fra l'altro sono accuse pesanti, si va dal falso ideologico all'omicidio. Attualmente tutto da dimostrare, è un'inchiesta, nessuno è colpevole, è un'inchiesta. Peraltro per il ministro Speranza deve essere ancora dato il via libera all'inchiesta dal Tribunale dei Ministri. Il Tribunale dei Ministri deve dire sì, si può indagare, poi ci sarà l'indagine. Però ecco, si muove qualcosa e forse c'è uno spiraglio di luce, di verità, e tutto questo perché? Perché abbiamo avuto il coraggio di denunciare, perché abbiamo avuto il coraggio di essere fuori dal coro. Nel registro degli indagati della Procura di Roma sono stati iscritti l'ex ministro Roberto Speranza insieme all'ex direttore di AIFA Nicola Magrini. Adesso però, per quanto riguarda l'ex ministro, ci vuole il via libera del Tribunale dei Ministri. E notizia di qualche ora fa è che è stata richiesta l'archiviazione per Speranza. Questa è l'ANSA. In merito a notizie di stampa relative all'iscrizione dell'ex ministro Roberto Speranza al registro degli indagati presso la Procura di Roma, a seguito di alcune denunce in materia di vaccini, si precisa che gli atti sono stati inoltrati al competente Tribunale dei Ministri, con contestuale richiesta di archiviazione. Lo afferma in una nota il legale di Roberto Speranza, l'avvocato Danilo Leva. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo gli esposti di alcuni sindacati di polizia e di guardia di finanza e del comitato Ascoltami su presunti danni provocati dalla pozione. E adesso vedremo cosa deciderà il Tribunale dei Ministri. Non è un urlo o una contestazione che ci può convincere del contrario. I vaccini hanno salvato la vita a milioni di persone e io sono orgoglioso del lavoro che ho fatto in questi anni con la comunità scientifica e con la stragrande maggioranza delle persone del nostro paese che ha seguito le indicazioni della scienza. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.